Buon pomeriggio, siamo per dare inizio a questa presentazione, ma anche ricordo affettuoso della senatrice Elena Marinucci. Siamo qui nella Fondazione Circolo Rosselli e siamo in presenza di Matteotti e Modigliani. Abbiamo una terna formidabile. Allora, in vista anche di anniversari importanti. Dunque, io adesso passo la parola al presidente della Fondazione Matteotti, che è Alberto Aghemo, e poi invece darò la parola ad Anna Foa, presidente della Fondazione Modigliani, e dobbiamo osservare un rigoroso silenzio per ottenere la registrazione migliore. Però vorrei anche salutare, oltre alle relatrici qui presenti, al relatore, l'onorevole Valdo Spini, la professoressa Anna Maria Isastia, l'architetta Costanza Pera, ma in sala abbiamo anche la nipote, l'avvocata Giulia Scirocchi, che concluderà come da programma la manifestazione e ci darà un ricordo personale di una personaggia della vita politica, culturale, sociale e anche femminista, a cui siamo tutte molto legate e a cui dobbiamo veramente molto. Allora, prego, Alberto Aghemo. Ringrazio soltanto per il piacere, intanto di dare il benvenuto a tante carissime amiche e a tanti amici, poi perché mi piace moltissimo questa sinergia tra tre istituzioni culturali, la Modigliani, la Rosselli e la Matteotti. Molto ci siamo adoperati, pensando qui gli amici presidenti, perché si giungesse fino a questo traguardo, e il fatto che questo obiettivo sia conseguito nel nome di Elena Marinucci poi, come dire, ci rende particolarmente lieti e orgogliosi. Perché? Ma perché c'è stata altre cose, io non lo anticipo perché ovviamente lo diranno assai meglio di me le relatrici, però è veramente una bellissima figura di socialista, di femminista, di combattente, di europeista, e quindi veramente trovarci qui sotto il suo nome assume un significato assolutamente particolare. Buon lavoro, vi ascolterò con diligente attenzione, con la speranza che presto avremo l'opportunità poi di riprendere questo bellissimo dialogo. Grazie. Grazie. Allora, dopo i saluti di Anna Foa, prenderà poi la parola l'onorevole Valdo Spini per motivi di ritorno a Firenze, quindi per motivi per poter riuscire a raggiungere in tempo utile il treno. Allora, prego, la presidente Anna Foa. Buonasera a tutti. Non so se mi avete dato la parola perché non riesco bene a sentirvi, dovrei sentirvi dal telefono, ma comunque se l'ho avuta ne approfitto per parlare. Vi ringrazio, mi scuso di essere qui solo da lontano, a distanza, ma non avevo una bronchite, quindi ho preferito non venire fino a Roma. Sono molto lieta di questa occasione, sono qui a rappresentare appunto la Fondazione Modigliani, sono lieta di questa occasione di parlare di Elena Marinucci, personaggio molto importante a cui però è stata data poca memoria nella nostra storia culturale, nella nostra storia politica. È un personaggio che in qualche modo si è offuscato. Io sono molto contenta che questa raccolta dei suoi scritti così attentamente curata da Anna Maria Isastia possa riportare la figura di Elena Marinucci all'attenzione degli studiosi, e non solo degli studiosi ma anche dei politici. Ora, rileggendo alcuni di questi scritti che coprono un lunghissimo periodo, tutto il periodo della vita politica di Elena Marinucci, e rileggendoli un po' alla luce dell'oggi e di seguito vengono fuori, e comunque vedendo attentamente l'indice, vengono fuori una serie di riflessioni, come il tempo è molto cambiato, alcune cose si vede che sono molto cambiate rispetto al momento in cui invece erano emerse, penso a tutto il dibattito sull'aborto che è così presente dentro il libro e dentro la riflessione di Elena Marinucci,
Molte cose che sembravano assodate invece in qualche modo sono rimesse in discussione. Quindi io credo che noi abbiamo due modi, due diversi approcci a questa raccolta di scritti politici e culturali, diciamolo, di Elena Marinucci. Da una parte ricollocarci nel periodo, nel momento in cui sono stati scritti, molti sono articoli di giornale, dell'Avanti, eccetera, e vedere com'era il dibattito allora, e l'altro invece è quello di capire come è cambiato adesso e come alcune cose che sembravano acquisite sono scomparse. Ecco, i temi, non starò a dilungarmi perché è veramente solo un saluto, ma i temi fondamentali sono l'aborto, la violenza sessuale, su cui ancora tanto si discute, non si parla ancora invece di femminicidio, che è uno dei temi su cui oggi ancora più si dibatte, però il tema della violenza sessuale probabilmente è in qualche modo un collegamento. C'è poi l'Europa e il ruolo delle donne nell'Europa. C'è il riferimento a un'altra figura straordinaria, quella della senatrice Merlin, e di quello che ha fatto e di quello che sono state le sue attività. E poi c'è il divorzio sullo sfondo, ormai il divorzio era passato, speriamo che anch'esso non sia rimesso in discussione. Ora io ringrazio e vi auguro buon lavoro e mi riprometto da lontano di ascoltare, non in così in diretta ma sulla registrazione, gli interessanti interventi che ci saranno su questo personaggio così interessante della nostra vita politica. Grazie. Onorevole Spini, volevo precisare che la giornata di oggi è in un certo modo doppia, perché è il ricordo naturalmente della senatrice Marinucci, ma è anche la discussione di questo testo, che come vedete io ho anche dotato di una copertina, perché questo denota il fatto che doveva essere presentato molto tempo fa, poi è incappato nella pandemia. E quindi la giornata di oggi è anche doppia, l'omaggio alla senatrice Marinucci è doppia e il testo che ha curato Anna Maria Saschia, come il precedente peraltro, ma questo ha un'altra dimensione più corposa, deriva da un lungo lavoro d'archivio. Allora la parola all'onorevole Valdo Spini, che io non mi sento proprio di presentare, e quindi presumo che tutti siano al corrente. Sì. Qui stava bene. Allora facciamo a cambio di posto? Magari. Ecco, che forse è. Spostati verso il centro. Così risolviamo. No. Mi spiace, ma non mi ricordo. Non si può spostare. Non si può spostare. E no, perché adesso. Risuona. Lì, diciamo, non produce rumori di nessun tipo. Allora, grazie a chi è riuscito ad arrivare, nonostante le minacce del tempo che sono effettivamente piuttosto consistenti, e dobbiamo abituarci a questo tempo inglese in cui durante la giornata piove. Prima eravamo abituati a vedere che la giornata era o soleggiata o piovosa, ora invece dobbiamo abituarci all'idea che durante la giornata affrontiamo la pioggia. E io credo di essere del pane degli oratori l'unico uomo, quindi forse è una riserva, una quota blade che mi è stata riservata, ma lo faccio con molta commozione, perché la vita di Elena Marinucci è molto lunga, è stata molto lunga, è stata anche fortunata dalla mia famiglia, e io spesso l'ho incrociata, come cercherò poi di spiegare. Intanto Elena diciamo è una delle prime donne professioniste realmente affermate come avvocato, fin da giovane, e poi anche professoressa agli istituti, ma diciamo la sua militanza comincia col referendum sul divorzio nel 1973, e con tutte le mobilitazioni che vengono fatte, anzi fa parte anche del collettivo femminista di Dacia Maraini in quel periodo, ha tutte queste esperienze molto significative e si avvicina appunto al Partito Socialista, che aveva col primo firmatario della legge Loris Fortuna, e poi aveva condotto la battaglia per quella fondamentale svolta della vita politica italiana, quando la Chiesa Cattolica, che pensava di essere maggioritaria su questo tema,
Fanfani ci aveva giocato tutta la sua carriera politica, invece si trovò all'improvviso minoritaria. Elena Marinucci è stata la prima a fare tante cose. E la prima cosa che vorrei ricordare, perché qui c'è un primo incrocio, diciamo, con la mia vita politica, c'è il congresso del Partito Socialista del 1981, è il congresso nella cui direzione io vengo eletto vice segretario ed Elena viene nominata responsabile femminile. E ottiene una vittoria, ma anche un compito non facile. La vittoria è la possibilità di avere finalmente una quota di rispetto per le donne all'interno degli organismi dirigenti. Le donne si contavano veramente rari in antes, ingurgite vaste, si contavano una per una. E naturalmente questa quota venne un po' vissuta con sofferenza da parte di tante organizzazioni politiche, o qualcuno magari la interpretava mettendoci una persona a lui vicino e così via, però in realtà ebbe un fatto molto positivo, sbloccò. E qui devo dire che Craxi aveva visto, condividevamo questo interesse per i partiti socialisti europei, aveva visto le quote in vari partiti socialisti europei, quindi era la volontà, diciamo, di uniformare il Partito Socialista Italiano. E questo portò effettivamente una ventata di novità. E Elena si costituì a poco questo nucleo minoritario ma agguerrito di ragazze e di donne che facevano parte degli organi dirigenti, qualche volta facevano un po' massa intorno a lei, quindi qualche volta facevano il sorrisetto, ecco arrivano quelli, no? Questo si può capire. Ma devo dire che invece questa istituzione dette buoni risultati, cambiava anche il modo di, questa era l'ambizione di lavorare. È evidente che una volta che le donne entravano in politica non è che potevi avere senso orario, non potevi fare queste riunioni folli fino alle 4 di mattina, usavano, e dovevi via via commisurare e avvicinarti in questo modo alla società. È naturale che, avendo avuto un ottimo risultato come responsabile femminile nazionale del partito, nell'83 viene portata in Senato e viene rieletta anche nell'87, viene rieletta nel 92, quindi ha fatto 3 legislature senatoriali. Ma durante queste legislature fa anche parte del governo. Per tutta la legislatura, dall'87 al 92, in 4 governi che si susseguono, è sottosegretaria alla sanità, il che le dà naturalmente modo di continuare a occuparsi di temi correlati a aborto, salute della donna, tutte queste vicende. Però nel frattempo era stata la prima anche di un altro settore. Quando Craxi diventa Presidente del Consiglio nel 1983, lei presenta una mozione in Parlamento perché venga istituita una commissione per le pari opportunità uomo-donna. Cioè una commissione che deve vagliare la legislatura esistente e vedere se questa legislazione debba essere adeguata ad una sostanziale parità. Poco dopo la presentazione della mozione, questa commissione viene effettivamente costituita e la prima di queste, la prima presidente della legge della commissione per le pari opportunità uomo-donna è Elena Marinucci. Anche in questo campo è quella che apre, che apre il terreno. E quindi potete già vedere da queste cose che la sua azione ha avuto dei successi, perché poi la commissione parità è stata molto importante, le leggi nel costume, si è via via sotto varie presidenze. Alle volte c'è stato anche un ministero per le questioni femminili, insomma, questo con varie. E tanto è vero che Elena, nonostante che avesse totalizzato già queste 3 legislature senatoriali, nel 1994 va al Parlamento europeo. Il Partito Socialista aveva 2 seggi e uno di questi 2 è stato Elena. Non era facile conquistare un seggio. E si trattava di decidere chi fra questi 2 fosse il leader italiano, il leader della situazione italiana. La fortuna volle che in quel momento io ero coordinatore del Partito Socialista e scelsi la rinuncia. Quell'altro ci rimase male, ma su 2 si sceglie male, ovviamente. Ma non ebbi, proprio non ebbi nessuna esitazione, nessun dubbio. E poi finito il periodo del 1999, lasciò il Parlamento europeo
e poi ha lasciato, diciamo così, non ha più assunto incarichi importanti di quel rilievo. Ma potete capire che per una donna, e per di più in un partito che non era un partito di massa dove si poteva garantire determinate carriere, questo arco di carriera politica è stato fenomenale, è stato importantissimo. Durante la sua vicenda al Senato della Repubblica le arrivò sul tavolo anche una legge, Anna Maria Esasti ne ha parlato spesso, molto esaurientemente. Io ero presidente della Commissione Difesa della Camera e mi ero trovato alla convocazione all'Istituto di Guerra Aerea, che ora si chiama Divisione di Formazione Superiore delle Cascine, di un convegno sulle donne militari. Come è noto, in tutta la NATO le donne potevano fare il servizio militare, da noi no, e quindi non facevano nemmeno il servizio civile, che era correlato all'obiezione di coscienza. E naturalmente mi venne in mente questa idea, dico sì, io vado al convegno, cosa farò? Dirò manzonenamente, dirò, procurerò, farò, come... No, dico la cosa migliore è che stenda in fretta e furia una proposta di legge e che ce la porti a vedere al convegno come la prendo. E quindi riuscì a stendere questa proposta di legge, e la cosa poi interessante è che non andò solo a questo convegno, ma riuscimmo a farla passare. Prima, perché poteva essere legata a questa, prima della riforma generale della leva, che non volevamo aspettare la riforma generale della sospensione della leva. E devo dire che anch'io in quel periodo fui preso in giro. L'idea di una legge che metteva donne nelle forze armate sarà un grande fallimento, ci saranno stupri di gruppo, tutte quelle belle cose che venivano dette. E il generale che si occupava del reclutamento, che poi è stato anche sottosegretario, il generale Domenico Rossi, devo dire collaborò molto allo Stato Maggiore, e gli raccontò questa seguente storiella. Allora, nella NATO c'è un comitato per i problemi dell'inserimento delle donne nelle forze armate. Partecipa una distinta ufficialessa per ogni paese NATO. Per l'Italia andava un uomo. E quando arriva Domenico Rossi, che però sapeva che ormai la legge cominciava a camminare, queste signore lo guardano, segnano a dito e ridendo gli dicono: oh, here we have Mr. Next Year. Signor anno prossimo. E lui dice: ma perché mi chiamate Mr. Next Year? E dice: perché tutti i suoi predecessori, quando abbiamo chiesto quando ammetterete le donne nelle forze armate, per cavarsela, hanno detto Next Year, che era evidentemente una bugia. Solo che in questo caso non potete dire effettivamente è l'anno prossimo. Ma pensate, questa era l'ultima barriera che si frapponeva all'inserimento delle donne nella pubblica amministrazione. Ma pensate la vergogna di avere in Giordania le donne soldato, in tutta la NATO e non averle noi, era veramente... Beh, lì si univano due aspetti. Diciamo il maschilismo, la donna rovinerà le caserme, rovinerà... Mi ricordo che siccome fare le donne soldato significava anche averle nei carabinieri della Guardia di Finanza, sono aumentati. E il comandante del carabinieri di allora venne da me quasi col singhiozzo a dirmi: onorevole, ma se la immagina lei una donna maresciallo? Io dissi che avrebbe dovuto immaginarsela, avrebbe dovuto immaginarsela. Ma c'era un'opposizione maschilista. Figlieranno tutte insieme e quindi sarà lo sconvolgimento della verità. E poi c'era l'opposizione pacifista, che non essendo d'accordo nel servizio militare diceva: beh, almeno le donne lasciatele stare, perché la donna è maternità. In realtà le donne hanno cambiato moltissimo la vita delle forze armate, e anche le caserme si sono modificate, il loro famoso linguaggio nel modo di vestirsi. I carabinieri, devo dire che appunto in quel periodo il comandante non era favorevole, poi col loro senso della comunicazione, della presentazione, le hanno dato secondo me le uniformi più carine. Secondo me sono quelli che hanno avuto le uniformi, perché... E avete visto che le espongono alle conferenze stampa, si sono evidentemente adeguati e hanno capito, anzi, che era utile cavalcare in questa direzione. Ecco perché la cosa si interseca con Elena, perché le resistenze che erano particolarmente, anche se non espresse, nessuno aveva il coraggio di dire sono contrario, erano di fatto in campo cattolico. Quindi il presidente, secondo quello che mi raccontò Elena, ma Esastia può confermare, il presidente della Commissione di Difesa del Senato, quando gli arriva la legge, cosa fa? Mica il coraggio di dire no,
pensa un bel lotto di modifiche per rimandarcela indietro, perché magari poi non accettassi. Sapete che in Italia quando non si vuole fare una legge non è che si dice semplicemente no, si fa, almeno ai vecchi tempi si faceva fare una navetta finché magari si scioglieva la legislatura, passava il momento buono, si aveva attenzione per altre cose e la cosa è uscita. E Elena, devo dire, si batté molto invece per, mi sembra che fu fatta una modifica talmente piccola che la approvammo in 4x4 balletti, perché l'idea era che la legge doveva diventare tale prima che finisse la legislatura e anche magari prima che il sottoscritto lasciasse la presidenza della Commissione di Difesa della Camera, perché chissà come sarebbe avvenuto precedentemente. Devo dire che io sono stato presidente di Commissione Difesa con l'avvicendamento di tre ministri, uno era Andreatta, uno Scognamiglio e l'altro Mattarella, ma con tutti e tre mi trovai assolutamente d'accordo e le cose poterono marciare. Credo che la cosa abbia avuto veramente molta importanza, ma naturalmente la cosa buffa è che siccome non corrispondeva al, diciamo, al sistema valoriale del centro-sinistra, non ce la fecero valorizzare, in campagna elettorale non ce la fecero praticamente dire, tant'è vero che ogni tanto con il tipico atteggiamento degli anziani che rompono le scatole agli altri per ricordare quello che hanno fatto, ogni tanto quando mi capita di trovare un esponente donna delle forze armate mi capita di dire: ma lei lo sa che io sono il primo firmatario della legge? Quindi mi guarda con comprensione come si fa, sì, forse sarà anche vero, forse che lo sa, chissà se si è fatto abbondito, ma diciamo nella opinione pubblica non si sa, ma non tanto per la persona ma anche per la corrente politica, no? sarebbe stato interessante. Anche quando si furono perse le elezioni appunto nel 2001, allora i candidati erano Rutelli e Berlusconi, no? E oltre al servizio militare femminile avevamo l'abolizione della leva, non me la fecero illustrare, e forse qualcuno sarebbe stato anche interessato, no? Insomma, qualche ragazzo, ma comunque, chiusa questa parentesi, devo dire che a parte queste intersezioni della nostra reciproca vita politica c'è sempre stata una grande stima, intanto per questo aspetto internazionale. Ho aperto a caso il libro, questo bellissimo libro dei suoi scritti curati da Anna Maria Esastia, la SPD ha giocato la carta donna, perché non era semplicemente un fatto provinciale italiano, ci si scriveva, per cui io rimasi molto male quando, non so se vi ricordate l'intervista di Scalfari a Berlinguer, una di queste maxi interviste, quando Scalfari chiede a Berlinguer: scusi, ma mi spiega in che cosa lei differisce da un socialdemocratico tedesco? E Berlinguer dice: alcune differenze, secondo lui la socialdemocrazia tedesca si occupava soltanto degli operai sindacalizzati e non degli emarginati, e disse poi: non si occupa, la socialdemocrazia non si occupa delle donne. Non era affatto vero, perché anzi, però in Italia una volta che aveva detto era lui, andava bene, cioè. E quindi purtroppo appunto figure come Elena meritano di essere proprio ricordate, proprio perché magari non sono state, come è stato detto giustamente, molto valorizzata. Lei si è occupata del divorzio, me l'ho detto, si è occupata, ha lasciato come senatrice, è stata la presentatrice della proposta di legge passata per diminuire il tempo fra separazione e divorzio da 5 a 3 anni, che era diventato effettivamente una cosa insostenibile e insopportabile. Si è battuta per la difesa della 194, della legge sull'aborto, e qui si comincia a entrare nei terreni che sono appunto, ha detto Anna Foa, nei terreni che sono purtroppo di attualità, e ha anche detto la sua, fin dal 1987, se non vado errato, sulla maternità surrogata, non nel senso di ammettere quella a pagamento, ma nel senso di poterla permettere. Insomma, ha lottato per tutta la sua lunga vita, sia politica che personale, per i diritti e l'emancipazione della donna. E non aveva timore di mettersi controcorrente, prima di lei, onestamente, non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma la responsabile femminile sì, era poco più che un ornamento, diciamo, c'era una responsabile femminile, con lei diventa qualcosa di concreto, veramente di significativo e di importante. Anna Maria Esastia ne ha reso giustizia con questi libri, tutti i numerosi libri che sono stati presentati, poi ci saranno queste testimonianze. Io penso che proprio il suo ricordo
possa anche essere un elemento di riferimento per il presente e per il futuro. Per il presente, perché si notano segnali nettissimi di ritorno indietro. È vero che è cambiato il panorama politico. Oggi i leader dei due principali partiti sono due donne, e questo sarebbe stato inconcepibile, probabilmente ai tempi di Elena Marinucci. E questo naturalmente è un progresso, però non è sufficiente per una vera politica femminile. Bisogna che passino una serie di cose. E sapete benissimo che un paese molto emancipato da questa femminile è stata la Svezia, ma in Svezia non c'è stato calo demografico. Perché? Perché ci si è messi subito all'opera per avere una società in cui sia l'uomo che la donna lavoravano e sia l'uomo che la donna potevano fare la cura parentale, e per cui non c'è stato quello che si è verificato, perché sapete che c'è un paradosso: proprio i paesi cattolici sono quelli in cui è particolarmente diminuito l'andamento demografico, perché appunto non si è avuto una concezione della donna dell'inserimento nella vita civile. Quindi credo che ripercorrere, come verrà fatto meglio di me, tutte queste tappe della vita politica sia molto importante per dare un'ispirazione sia per il presente che per il futuro, e spero, mi auguro appunto, che le donne italiane di oggi le possano far presente. Rimane certamente molto vivo questo ricordo di questa donna che si presentava davanti ai leader socialisti del tempo, anche più potenti, per dire: ma perché non hai fatto la quota della tua federazione? Ma perché non hai fatto? E devo dire, con una grinta molto duro, che mi ho sempre invidiato, che mi piacerebbe appunto fosse diffusa per tutte le buone cause. Non veniva da Milano, non veniva da città particolarmente, veniva dall'Abruzzo, che però l'Abruzzo direi l'ha sempre capita e l'ha sempre aiutata anche elettoralmente, anche se le mie elezioni sono da qualche altra parte. La sua elezione al Parlamento europeo avviene nella circoscrizione meridionale, quella appunto in cui naturalmente c'è l'Abruzzo. Credo che si possa dire che tutto sommato l'Abruzzo, e naturalmente nel PCPSI Baobao mi era stato subito detto che lei aveva segnato una svolta nella vita politica abruzzese, perché all'inizio pare che fosse fidanzata, ma qui potete smentire voi, con un democristiano che era il commissario europeo Lorenzo Natali, ministro dei lavori pubblici poi. E invece lei poi invece aveva deciso diversamente e si era accompagnata e sposata con un socialista che era Nello Mariani. E naturalmente questa scelta era in parte naturalmente una scelta umana, sentimentale, ma poneva su un piano politico diverso la sua battaglia, che certamente accanto a un democristiano sarebbe stata più difficile e più complessa di quello che sarebbe stata poi insieme a un socialista. Ma di queste cose non so abbastanza, non so le tradizioni familiari cosa hanno tramandato. Posso dire che ho veramente voluto bene a Elena Marinucci e ringrazio dell'onore che mi viene fatto oggi rendendogli stasera questo tributo. Grazie. Riprendo possesso. Che del posto del microfono. Io mi scuso, ma devo veramente una consulenza familiare a cucina, l'hanno già annunciato e non possiamo fare altro che ringraziarla. Con lei. Con Gazzacchi? Sì, anche c'è un umile associato. Ciao, ciao caro, buon viaggio, buona fortuna nel raggiungere i termini. Allora proseguiamo. Devo usare l'altro microfono? Va bene così, benissimo. Allora, testimonio anch'io naturalmente un affetto, una riconoscenza personale a Elena Marinucci, che ho conosciuto nel 1990, quando mi affidò, mi chiese se mi volevo occupare del reprint della difesa delle lavoratrici, un'esperienza, un viaggio culturale che mi ha segnato, proprio ha segnato il mio percorso culturale. E in un articolo che avevo scritto subito dopo la sua scomparsa, io l'ho definita, e penso che
fosse così, che la descrizione fosse un po' veritiera, innamorata della politica e del progresso per le donne, terragna e ostinata come la sua terra d'origine, europeista come la sua cultura, liberamente laica. Così ricorderò Elena Marinucci nelle veste istituzionali e in quelle amicali. Passo la parola alla mia amica, collega Anna Maria Isastia, e io ho provato a fare delle note perché questo il moderatore fa, cioè introduce e presenta le persone. Dopodiché ho passato il mio tempo con tutte voi a tagliare quello che dovevo dire per essere concisa, e con Anna Maria Isastia il percorso di vita e di studio è lunghissimo. E ci siamo occupate non solo di Elena Marinucci ma del primo deputato femminista della storia, Salvatore Morelli. Qui abbiamo il professor Terracciano, presidente del Sorokin Club di Roma, e è stato ricordato prima dall'onorevole Valdostini i suoi studi sul servizio militare volontario femminile. È componente del direttivo della Rete per la Parità, ma anche presidente della Fondazione Sorokin Mister Club di Roma. Ma lei ha fatto anche degli studi, credo che ce ne siano pochissimi in Italia, sicuramente è stata la prima, ma non credo che abbia avuto molte emulazioni, e cioè il libro La prima ricerca sulle donne in magistratura, sull'associazione Donne Magistrato, e ovviamente una rivoluzione positiva. Il libro su Elena Marinucci e Per un mondo più giusto, edizioni di storia e letteratura, di cui parlerà oggi in dettaglio. A te la parola, Anna Maria. Sì, lo devo spiegare, altrimenti mi sovrappone la voce. Grazie a chi ha organizzato questo incontro e grazie a Fiorenza Taricone che mi ha presentata. Allora, io ho incrociato Elena Marinucci tantissimi anni fa, ma come tante persone in Italia. Una decina di anni fa, dovendo fare delle ricerche, mi servivano dei dati su di lei e ovviamente sono andata su internet. Essendo un personaggio tanto importante, non poteva non esserci tutto. Non ho trovato niente. Perfino la scheda sua ufficiale, quella del Senato della Repubblica, essendo stata lei senatrice, era assolutamente scarna. Le date, e non c'era niente. Proprio niente. Sono rimasta veramente colpita da questo vuoto e l'ho cercata. L'ho chiamata, lei si ricordava di me e le ho detto: scusa, io ho bisogno di questi dati. E così è nata un rapporto che praticamente si è concluso col Covid. E ho fatto fare una tesi di laurea a una giovane che qui in presente, Viola Sciuculli. L'ho pregata di fare una tesi di laurea su Elena Marinucci, perché ripeto, su di lei non c'era niente di scritto. Ho pregato Viola Sciuculli di fare poi la voce su Wikipedia Elena Marinucci, e quindi abbiamo cominciato a costruire un percorso. Appena mi sono liberata da una serie di impegni molto importanti, perché sono stata presidente nazionale del Soroptimist e sono stati 2 anni in cui certo non potevo fare ricerca scientifica, l'ho ricercato e ho detto: benissimo, proviamo a fare la tua biografia insieme. E abbiamo costruito la biografia di Elena su tutta la documentazione che lei aveva a casa. Ed è stato un lavoro interessantissimo, ma interessantissimo per la lucidità politica di una donna tutt'altro che giovane, ma di una competenza, di una lucidità, di una lungimiranza politica difficile da immaginare oggi nella classe politica attuale. E finito il libro io avevo concluso la mia attività, ma non Elena, che ha cominciato a tempestarmi perché voleva assolutamente che venissero pubblicati tutti i suoi scritti sparsi sull'Avanti, su Effe, pubblicati come presidente della commissione pari opportunità di Palazzo Chigi, eccetera eccetera. Devo dire che per un anno ho lasciato correre perché mi immaginavo un lavoro faticosissimo. Alla fine ho aderito perché non potevano farlo. Ed è venuto fuori questo tomo di 500 pagine, un lavoro veramente faticosissimo, e in cui sono stati raccolti, con l'aiuto di Viola, aggiungo,
tutti gli iscritti, tutti gli articoli che Elena Marinucci ha pubblicato sul giornale del Partito Socialista Avanti, quelli che ha pubblicato sulla rivista femminile F, quelli che ha scritto sui quaderni delle donne socialiste. Ora, è interessantissimo la differenza di taglio, perché lei sull'Avanti scrive con un tono diverso da quello su cui scrive su F. Per esempio, lei è contraria alla legge sull'aborto, a lei non è piaciuta. Lei da femminista non voleva nessuna legge, voleva la liberalizzazione e basta, ma da donna di partito, sulla rivista, sul giornale di partito, lei si allinea e quindi parla della legge secondo le indicazioni di partito. Sulla rivista femminista si lascia andare a considerazioni molto più libere, fino a dire questa legge, la legge 194, non è di nessuno, perché non l'ha voluta, non l'hanno voluta le femministe, non l'hanno voluto i radicali, no? Cioè è venuta fuori come compromesso tra tante situazioni, ma certo non è una legge che abbiamo voluto noi. Ce l'abbiamo, ce la teniamo, va bene così, la difenderemo a oltranza, ma non è la nostra legge. Allora, quello che io ho trovato incredibilmente interessante in questo libro, che gli scritti di Elena sono attuali, nel senso che si leggono ancora oggi con grande interesse, perché si vede attraverso le sue parole la cultura giuridica, la cultura femminista di questa donna. Cioè chi scrive non è una che deve riempire una pagina di giornale, è un'avvocata femminista, convintamente laica socialista, che comunica e attraverso le pagine del giornale educa, perché è incredibile come sono pedagogici i suoi articoli. Lei spiega, chiarisce, puntualizza. Ecco perché dico che sono ancora oggi attualissimi, perché anche alcuni temi sono assolutamente attuali, quelli che grazie a Dio in qualche modo sono stati superati, però ci spiega in itinere quali erano le problematiche, perché si dovevano raggiungere certi obiettivi. E non credo che siano molti i giornalisti che seguono questo modo di scrivere. È chiaro che al centro del suo pensiero ci sono le pari opportunità e ci sono le azioni positive. C'è il rapporto delle donne con la politica, ed è interessante perché anche lì lei ha fatto, le dobbiamo molto, perché lei, avendo vissuto in prima persona il femminismo romano degli anni 70, poi capisce che si devono superare quelle posizioni. Quindi le donne a lungo hanno rifiutato qualunque rapporto con la politica, poi hanno criticato l'antropocentrismo delle istituzioni, poi hanno rifiutato la politica tout court. Elena Marinucci dice: non si può rifiutare la politica. Bisogna cambiare le istituzioni, ma per cambiare le istituzioni bisogna starci dentro le istituzioni, e quindi per cambiarle bisogna lavorare all'interno. Per lavorare all'interno si devono fare degli accostamenti, degli aggiustamenti, è ovvio, ma è indispensabile farli, altrimenti non si raggiunge nessun obiettivo. Ed è, diceva prima Valdo Spini, che era dura, che non aveva, non si peritava di dire quello che doveva dire. Bene, nel 1984, lei tutto sommato era una giovane senatrice, ci sono nel luglio dell'84 due elezioni, una per il Parlamento europeo e una per le amministrazioni locali. Finite le due tornate elettorali, Elena Marinucci dalle pagine di Avanti spara a palle incatenate contro il partito, dicendo che gli stessi parlamentari che avevano ignorato le elezioni politiche europee si erano poi scatenati su quelli locali. Cioè, ma questo sarebbe il senso di appartenenza? Voi sareste degli uomini di partito? Voi siete dei qua, 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 siete dei nessuno, che è scritto dalle pagine dell'Avanti ai colleghi di partito. Beh, insomma è da lei. Dice, allora lui dice: noi abbiamo un leader, abbiamo una linea politica, non abbiamo un partito, perché i nostri uomini di partito si occupano di che cosa? Del loro piccolo campetto da difendere, ma non riescono a vedere in grande, non riescono a lavorare in grande, proprio non ce la fanno. Ed è un attacco feroce, feroce, fatto ai colleghi.
e appena diventa responsabile femminile del partito, le fonda i quaderni delle donne socialiste, che sono interessantissimi, perché qui ci sono tutti i suoi scritti che sono di fondamentale importanza per capire la progettualità delle socialiste di quegli anni e la capacità di Elena Marinucci di educare a un inedito femminismo governativo l'intera generazione. Quindi questa donna che viene dal movimentismo e dal femminismo di Via del Governo Vecchio, quindi quello duro e puro, capisce che bisogna diventare governativi per poter cambiare. Ed è così che lei fonda la commissione pari opportunità, cioè costringe Craxi a fondare la commissione pari opportunità. Qualcuno mi diceva che l'unica persona che Craxi temesse era Elena Marinucci. Craxi non aveva paura di nessuno, ma di Elena Marinucci sì, quindi la seguiva. E quando fu inaugurata la prima commissione pari opportunità di Palazzo Chigi, Craxi, in presenza di una platea di 30 donne, era assolutamente imbarazzato, dicendo: ma io solo tra tante donne mi sento in imbarazzo. Ora io mi stupisco che gli uomini non si rendano conto che le donne di solito sono sempre sole in una platea di maschi e ci stanno tranquillamente, nessuna si fa venire le paranoie. E però un uomo in mezzo a tante donne va in crisi, e Craxi, che poi non era proprio una persona fragile, era palesemente imbarazzato dall'essere l'unico uomo in una platea di donne. Allora, nella prima commissione di Palazzo Chigi, Elena raccolse donne di tutte le formazioni politiche. C'erano persone di scienza, di cultura, della società civile, sindacaliste e femministe scatenate. E lei riuscì a miscelare tutto e a far lavorare insieme. Noi dobbiamo a quella prima commissione una quantità di cose importanti. Il famoso tema del linguaggio di genere, che ancora oggi fa storcere il naso a tante donne e a tanti uomini, nasce nel 1985 con Alma Sabatini all'interno della commissione pari opportunità di Palazzo Chigi. È Elena che organizza il convegno, è Elena che autorizza e sollecita la pubblicazione di un libro. È da quel momento che parte questo dibattito, che ancora oggi è visto come una cosa stravagante. È lei che insiste perché le donne possano accedere a posti che non hanno mai occupato prima, riesce a ottenere che ci sia un direttore d'orchestra donna al Teatro dell'Opera di Roma. È stata lei la prima. E la cosa curiosa è che l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma si ammutinò rifiutandosi di suonare diretto da una donna, e quindi la prima serata saltò. Dopodiché Elena Marinucci mise di mezzo i sindacati, che costrinsero gli orchestrali a suonare. Questo per dirvi quanto è facile per una donna poter andare avanti e crescere. E poi il discorso delle quote nel partito, di cui ha parlato Claudio Spini, e poi il discorso di ottenere quote nelle candidature, ma quote elettive, non quote negli elenchi, mettendo le donne tutte in fondo in modo che sei sicura che non ne viene eletta nessuno, ma fare le liste in modo tale che poi le donne vengano anche elette. Un'enorme quantità di temi furono messi, impostati in quel triennio, e poi sono andati avanti nei decenni e continuando tranquillamente. Il tema della violenza sulle donne viene impostato alla conferenza internazionale dell'ONU di Copenaghen del 1980. Diventa un tema del socialismo internazionale, Elena Marinucci lo porta in Italia. Chi era contrario? Il PC e l'ADC. Devo dire che in questo libro emerge con assoluta chiarezza una polemica che va avanti nei decenni contro i due partiti di massa, che in realtà erano strettamente collegati per fare muro contro qualunque cambiamento della condizione della donna in Italia. E Elena lo dice senza assolutamente nessuna remora: il Partito Comunista si deve tenere buona la DC e quindi boccia tutto quello che può bocciare, perché la DC non vuole. E allora la legge sulla violenza sessuale è impostata all'inizio degli anni 80,
fu votata soltanto nel 1996. Elena Marinucci fu relatrice per anni di questo disegno di legge e si sottopose alla commissione a decine e decine di audizioni, incontri. Ogni volta che si andava in aula, la DC, i senatori della DC che avevano convenuto su certe modifiche votavano contro. E si arenava tutto e si ritornava in commissione. Qual era il vulnus, il nodo che la DC non poteva accettare in nessun modo? Che ci fosse violenza in famiglia. Per deputati e senatori della Democrazia Cristiana era improponibile affermare che nell'ambito della famiglia ci potesse essere violenza sessuale. E quindi qualunque progetto di legge si fermava, perché la famiglia era inviolabile. Una donna violentata in casa si doveva arrangiare fondamentalmente. E quindi ci sono una quantità di articoli di giornale su questo tema, sulle difficoltà, sui tentativi di andare avanti, sulla sua illusione che l'8 marzo dell'85 si potesse festeggiare la legge, poi l'8 marzo dell'86, ma tanto non si andava da nessuna parte e si ritornava sempre indietro. E poi appunto, questo discorso della violenza sessuale è stato molto molto complicato per lei. E poi un tema che io mi sono trovata ad affrontare devo dire con un certo stupore, ma con grande interesse. Nel 1987 non le fu rinnovata la presidenza della Commissione Pari Opportunità e fu nominata sottosegretaria alla Sanità. Incarico per cui lei non aveva nessuna competenza. Lo disse a Donat Cattin, che era ministro della Sanità, e Donat Cattin gli disse: neanche io, dobbiamo studiare. Furono nominati, eletti, incaricati prima dell'estate. Donat Cattin fece avere a Elena Marinucci una trentina di libri da studiare, perché a settembre dovevano essere in grado sia Donat Cattin che Elena Marinucci di svolgere la loro attività. Elena Marinucci è stata un'ottima sottosegretaria alla Sanità. E tra tanti temi che ha affrontato c'è stato quello delle infermiere, e perché lei entrò in contatto con infermiere molto in gamba, molto intelligenti, molto preparate, in particolare con Italia Riccelli e Rosetta Brignone, che sono state antesignane della cultura universitaria del mondo infermieristico. Lei fece sua la battaglia delle infermiere e la cavalcò contro molti colleghi al Senato, perché lei sostenne insieme alle infermiere che doveva esserci una formazione universitaria anche per il mondo infermieristico, così come c'era nel nord Europa, come c'era in tantissimi paesi, ma non in Italia. Diceva Elena: in Italia i medici dicono la mia infermiera, il mio infermiere. No, l'infermiere o l'infermiera deve avere delle competenze sue autonome e svolge un'attività autonoma che deve saper gestire con la dovuta competenza. E allora, ancora oggi, il CNAI, che è l'Associazione Nazionale degli Infermieri, ricorda Elena Marinucci con grande affetto e grande stima, e ricorda che nei verbali del Consiglio ci sono molti passaggi e molti riferimenti al supporto alla professione dato da Elena Marinucci, e che poi si agganciò alla riforma Ruberti dell'università, che finalmente aprì alle infermiere i corsi triennali che li resero professionalizzanti. E dice il presidente del CNAI, Walter De Caro, che la visione di Elena anticipava ed era visionaria rispetto a taluni aspetti che si sarebbero realizzati solo anni dopo, e taluni ad oggi ancora non lo sono. Quindi una politica che riesce a lavorare ad ampio spettro, perché non ha mai abbandonato i temi del femminismo, ma ha saputo poi coniugarli con le specifiche attività che lei ha svolto nel corso degli anni, rendendo sempre al meglio, studiando, informandosi e cercando di dare il meglio che poteva. E la stessa cosa ha fatto al Parlamento europeo,
perché negli anni in cui è stato al Parlamento europeo ha voluto pubblicare dei volumetti in cui spiegava cos'era il Parlamento europeo, le funzioni del Parlamento europeo, dei vademecum per addetti ai lavori, per facilitare l'avvicinamento del mondo imprenditoriale, del mondo del commercio, eccetera, a questo mondo spesso sconosciuto che era il Parlamento europeo. Ecco, io quello che vorrei dire in chiusura è che fino al 2019 Elena Marinucci è stata una delle menti più lucide che io abbia conosciuto in vita mia. Poi l'ho persa di vista col Covid e mi dispiace veramente, perché è stata veramente una gran donna. Grazie. Grazie Anna Maria. E, mentre parlavi mi tornavano in mente tanti altri sentimenti di riconoscenza, perché ho fatto parte della Commissione Nazionale Parità dal 94 al 96 e ho sempre pensato a intervalli regolari che se non ci fossero state donne come lei io non sarei stata lì e non avrei appreso, perché la Commissione Nazionale è stato un luogo di apprendimento, diciamo, della politica di socializzazione, di condivisione e anche di conoscenza vera di alcuni luoghi, no? Perché era presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi si è creata una rete di donne con alcune delle quali sono rimaste in contatto per molti anni. E ricordo anche un'altra cosa di Elena che era molto divertente. Lei voleva consegnare la sua collezione praticamente completa di F, che ha ricordato Anna Maria, ad Archivia, Casa Internazionale delle Donne, e ci incontrammo e la sua contentezza era, non corrispondeva alla sua età, la sua contentezza era assolutamente adolescenziale, e quindi ci incontrammo con questa valigia che sembravamo due cospiratrici all'aperto, ci incontrammo con questa valigia pesantissima che io depositai subito, perché la collezione completa di F è davvero un documento raro, prezioso, e che appunto si trova ad Archivia grazie a lei e anche il suo coraggio nella RU 486. Le hanno fatto un linciaggio mediatico, politico per la RU 486, che in la pillola del giorno dopo, chiamata così con grande disprezzo, riservata alle donne, perché era vista come un espediente, diciamo, poco femminile, no? Quindi, ma Elena ha chiaramente proseguito la tradizione delle donne socialiste che hanno avuto una sorta di primogenitura in questo paese, e la lotta per i diritti civili era nelle corde del movimento femminile socialista da sempre. Allora adesso lascio la parola a Elisa Di Salvatore. Credo si sia capito che ci conosciamo con molte di loro da tempo, nei rapporti diversi ma sempre, diciamo, produttivi, giornalista siciliana d'origine ma romana di adozione, laureata in scienze politiche, e si connota come una ricercatrice, una scrittrice, una giornalista di grande curiosità, l'ultima curiosità addirittura interessa un altro continente che è l'Australia, e quindi è una, scritto per tante testate, Minerva, ricordiamo qui, anche, sì, anche ricordiamo qua il club delle donne socialiste di Minerva, Anna Maria Mammoliti, e per Il Tempo, per Women in the City, per Giulia Giornaliste, che è l'associazione delle giornaliste libere, unite e indipendenti, e adesso che ce n'è molto bisogno. E adesso ce n'è un altro giornale che non è riportato in quella, ecco, che è quella che conosce, Femme News. Ah, giusto, Femme News, è giusto. Giusto. E quindi le lascio la parola e facciamo così, sì, molto piano, questo già accendo. Prego, Elisa. Buonasera. Nella presentazione ha dimenticato una caratteristica che per me è molto qualificante. Io sono una socialista, militante socialista da sempre, ed è questa la cosa che mi connota in maniera specifica, e faccio parte di quella generazione di donne che Elena Marinucci ha educato a un femminismo governativo, ma dico anche riformista, che è una caratteristica che connota, secondo me, moltissime nelle donne
che hanno militato nel Partito Socialista. E io mi fregio di questo titolo che credo sia molto importante, non solo, ma perché poi quando dico che faccio parte di questa generazione di donne, perché io nel periodo in cui Elena era presidente della commissione e comincio queste battaglie, diciamo, di femminismo governativo, ero a Palermo, ero in Sicilia ed ero responsabile delle donne della CGIL regionale, e proprio come dice, imbevuta, influenzata, educata, istruita e formata a queste politiche europee, eccetera, io assorbo tantissimo, e in contemporanea a tutte le novità che la Commissione per le pari opportunità presso la Presidenza, il Comitato, il Ministero del Lavoro e le figure della consigliera di parità, tutte queste cose esercitano un tale fascino su di me che io come responsabile della Una CGL insieme a molte esperte costruiamo un progetto pilota che viene finanziato dal Fondo Sociale Europeo per la definizione della figura della docente di parità, che sarebbe, diciamo, il pendant della consigliera di parità, che doveva combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro, non fra uomini e donne, comunque nella condizione delle donne lavoratrici. Mentre invece io insieme in questo progetto, insieme a tutta una serie di esperte, tantissime di quel periodo, costruiamo il profilo della docente di parità, che è una insegnante con delle competenze nuove, fino adesso ex novo, non esisteva, che intervenisse nella scuola. Io per questo voglio un po' raccontare meglio questa esperienza, che purtroppo poi è durata fino a un certo punto, ma come tante, come anche la commissione, si sono sfilacciate. Ma si sono sfilacciate non perché non fossero o non avessero centrato l'obiettivo o non avessero saputo leggere la realtà e i mutamenti in movimento, no, ma è stata lasciata, come si dice, sfilacciarsi per motivi politici, perché io dico che c'è stato uno tsunami, no? Dopo con Tangentopoli è stato uno tsunami che ha travolto tutto ciò che era connotato dalla cultura socialista e riformista, come se non fossero più degne, tant'è che tutti quelli che sono stati i temi affrontati, le conquiste, le battaglie che Elena Marinucci fa con la Commissione Pari Opportunità, sono dei temi assolutamente di grandissima attualità tutt'oggi. Uno l'ha già citato la professoressa Isaschia, quella del sessismo nel linguaggio, che è un tema oggi attualissimo, che anzi, no, sempre divisivo, che divide su fronti opposti, contrapposti le donne, come se fosse una sorta di offesa essere declinata al femminile, a cominciare, ahimè, dobbiamo dirlo, dalla nostra attuale premier, che preferisce avere l'articolo maschile, e che invece Elena, con Alma Sabatini, che è stata la linguista che ha scritto quel manuale, no, sul sessismo nella lingua italiana, e chiaramente declinando al femminile, che cosa? Tutta una serie di professioni e di aspetti, di settori in cui prima le donne non potevano accedere per tutta una serie di blocchi sessisti, perché non era possibile, a cominciare prima e ultima la magistratura. Fino al 1963 le donne non potevano accedere in magistratura, quindi non era possibile chiamare al femminile una donna magistrata, no? Veniva chiamato il magistrato e poi si firmava col nome di donna, che effettivamente è una cosa un po' strana. Ecco, 10 anni fa, per la prima volta, una donna magistrata si firma la giudice. Ed è stata una cosa assolutamente rivoluzionaria. Perché? Ma da dove veniva? Perché dopo 10 anni dell'uscita del manuale della Sabatini, anche l'Accademia della Crusca ha riconosciuto
che sì, forse sarebbe il caso di declinare le professioni, i nomi, i termini, eccetera, al femminile quando, perché è abbastanza normale. Ma ecco, Elena Marinucci e la Sabatini, forse sì, comunque io non conoscevo bene la Sabatini perché non ero qua a Roma, ma Elena la conoscevo bene allora e l'ho frequentata molto negli ultimi anni qui a Roma. Lei ha voluto e ha diffuso, ha voluto questa cosa della declinazione e della denuncia, declinazione al femminile e della denuncia, ma per un motivo secondo me sempre riformista e pragmatico, perché le socialiste sono sempre molto pragmatiche. La società cambia, non è ideologico, oggi è ammantato da una veste ideologica, ma a quei tempi, cioè negli anni Ottanta, quando compare questo manuale, non è ideologico, non è in crisi di ideologia, è assolutamente pragmatico. Siccome ci sono dei cambiamenti, delle modifiche, delle donne che cominciano a fare il pilota, la dottoressa, la ginecologa, la dentista, la ingegnera, la avvocata, è giusto che anche il linguaggio si adegui alle trasformazioni della società. Quindi di ideologico poco, invece poi, no, è stata dimenticata per un po', oggi è riemersa con questa carica ideologica e divisiva che io non ce ne, cioè, non, in cui non mi riconosco, però va bene. Allora, tornando un attimo indietro, io vorrei parlare di questa esperienza che si conosce poco, oppure forse no, che è questa della docente di parità. Parliamo direttamente, anche perché molte cose già la nostra professoressa Esastia le ha riferite, perché io mi voglio concentrare proprio su quegli aspetti, o meglio, Elena Marinucci individua questa progettualità delle donne socialiste e le sintetizza nei 15 punti del programma delle donne socialiste che presenta addirittura Rimini, dove c'è proprio tutta la strategia delle donne, ma in modo particolare chiede la creazione degli organismi di parità, di cui, che, a cui io sono molto legata e affezionata, ma di cui rilevo l'importanza che hanno avuto e che secondo me, sparendo, la società e le donne sono diventate più povere, anche perché la cosa gravissima che io ho riscontrato cercando, ecco, quando lei dice che è andata a cercare delle cose di Elena sul web e non si trovava, non c'era nulla, io sono già non adesso, alcuni anni fa mi vado a cercare la commissione pari opportunità presso la presidenza del Consiglio. Non si riesce a trovare assolutamente nulla, ho scoperto che non c'è un archivio, non c'è un archivio di tutte le pubblicazioni e le iniziative che lei ha ricordato, il voto donna, il podio donna, ci esistono alcune pubblicazioni, il codice donna e tutta una serie di altre, il libro su questo sul sessismo nel linguaggio e poi gli stereotipi e sessismo nei libri di testo usati nelle scuole primarie, dove ancora negli anni Ottanta, dice adesso ci sono passati 40 anni, è vero, ma se voi andate a vedere questi libri delle scuole elementari, che c'era Rossana Pace e la Luisa Lamalfa, se ne sono occupati, no? Gli spogli e vedi, l'uomo che lavora, torna a casa e legge il giornale o fuma la sigaretta, cioè della donna che stira, cioè queste cose, ancora stiamo parlando negli anni 80. Io non so come siano adesso, appunto. E già a quei tempi, 40 anni fa, la commissione e delle esperte sì, si erano occupate di suggerire, infatti hanno avuto incontri con gli editori che chiaramente pubblicavano questi libri che andavano nelle scuole e servivano ai nostri figli, oggi nipoti, eccetera, e che trovavano queste figure di donne, no, che stiravano, che lavavano, facevano la torta, la crostata. Avevano anche il grembiulino. Avevano il grembiulino, oppure spazzavano con l'aspirapolvere, no? E che in realtà magari questi poveri bambini guardavano a casa e non le trovavano queste immagini, perché le madri lavoravano già in gran parte. E, no, beh, in Italia le donne che lavorano, ahimè, non sono state mai una grande quantità, nel senso che sono state sempre il 50%, altro che, cioè, purtroppo sono dei valori di occupazione femminile sempre molto bassi. Comunque, beh, oltre, quindi questo quanto per la commissione.
Viene fatto anche, oltre alla commissione presso la Presidenza del Consiglio, anche il comitato, addirittura prima, il comitato per le pari opportunità presso il Ministero del Lavoro, c'era De Michelis, e la coordinatrice nominata Marta Io. Ed è molto interessante perché in realtà quel comitato si occupa di denunciare e di combattere le discriminazioni che le donne hanno nel mondo del lavoro, cioè il fatto di stare sempre, dunque, intanto addensate e concentrate solo in ruoli e lavorativi sempre piuttosto marginali e dove si guadagna poco, un classico. Questo stiamo parlando degli anni Ottanta, ma in realtà queste erano anche la conseguenza, adesso arrivo, di quella che era la segregazione formativa, perché fino a quegli anni c'era stata un'impetuosa crescita delle donne nell'istruzione, cioè le donne che hanno avuto accesso all'istruzione e all'università rappresentavano l'85% di tutte quelle, diciamo, che le nuove accesse all'istruzione. Però poi analizzando quei dati risultava che le donne sceglievano sempre corsi di studio un po' ghettizzanti, si autosegregavano perché c'era, vabbè, per motivi, per stereotipi e divisione tradizionale dei ruoli, andavano a fare magistrale, andavano a fare il commerciale, le segretarie, le lettere, no? Cioè. Quindi chiaramente questo poi faceva sì che all'università sceglievi facoltà che ti dava la possibilità di insegnare, no? E non quelle tecniche oppure scientifiche, o addirittura quelle che già si cominciavano a comparire, quelle tecnologiche, no? Le informatiche. Poco. Questo chiaramente, allora, che cosa determinava? Due forme di segregazione per le donne, quella formativa e quella occupazionale, determinato, causato da stereotipi e da pregiudizi e da atteggiamenti e comportamenti che facevano: no, tu donna, è bene che ti scegli un profilo, una professione di studio e di lavoro che ti permetta di svolgere il doppio ruolo, poi ti devi sposare, poi devi avere figli, quindi meglio che concili. Allora, nasce l'esigenza, proprio dall'esigenza, cioè dalla constatazione reale, che forse bisognerebbe intervenire per modificare, no, complessivamente la società, dove? Nella scuola, interviene nella scuola, cominciando a destrutturare tutta una serie di strutturare, cioè, i comportamenti e gli atteggiamenti che inducono a questo tipo di scelte. Per farlo, ecco, siccome nello stesso frattempo si era costruita una figura che non esisteva prima, ex no, la consigliera di parità, sì, che doveva intervenire poi c'è stato un momento molto particolare, prima esisteva nella commissione per l'impiego, e poi dopo vengono invece fatte con una legge costituita a livello nazionale, poi regionale e nelle altre cose, la consigliera di parità che individua le discriminazioni e addirittura poi con le leggi successive sta in giudizio a rappresentare le donne discriminate, a cominciare dalla gravidanza, che quando tornano o ti licenziano con le cose, oppure ti demansionano, no? La stessa cosa abbiamo immaginato di fare nelle scuole, la consigliera di parità che affianca, che acquisisce nuove abilità e che svolge una funzione di orientamento formativo per le allieve, ma anche modificando completamente sia gli obiettivi didattici e poi anche la cultura, cioè i programmi. Ma per fare questo devo essere inserito appunto nei programmi delle novità. Io parlo di, ci abbiamo fatto, il corso è durato 400 ore e serviva sia per le docenti, ma per sensibilizzarli a una nuova cultura, perché si scopre che la discriminazione è necessario intervenire nell'ambito formativo muovendo dalla costituzione a scuola e il luogo di invisibilità del femminile, di tentazioni del neutro, che contribuisce alla retorica dell'eguaglianza e non permette l'esplicitazione delle cose diversificate. La scuola è il luogo di segregazione e discriminazione nell'accesso,
per mancanza di orientamento capace di destrutturare i condizionamenti sessisti, per assenza di consapevolezza delle docenti e per la trasmissione di contenuti alla cui elaborazione le donne non hanno mai partecipato. Tant'è, e poi di teorie pedagogiche psicopedagogiche che fanno riferimento ai modelli di identificazione costruiti solo su modelli maschili. Solo questo era la realtà della scuola. Quindi ovvio, delle nuove giovani donne che accedevano alla scuola, dove potevano apprendere che in realtà esistevano innanzitutto una cultura delle donne, che le donne avevano fatto elaborato culture e saperi, ma nelle scuole erano impermeabili, assolutamente impermeabili. Toglierei il passato. Infatti, no, ma io perché? Io ti parlo del passato, perché questa cosa è stata ideata, immaginata con la docente di parità doveva chiaramente modificare tutto e introdurre questi elementi di novità, la cultura delle donne, le women studies, le teorie psicopedagogiche della differenza, la differenza di genere, cioè tutte queste novità che però. Allora, non dico che sono rimaste sulla carta, no, perché in quel periodo c'era un'effervescenza meravigliosa, e anche perché, ecco, un'altra cosa di Elena, quando lei ha progettato, ideato questi nuovi organismi mutuati dall'estero, dalle conferenze internazionali dell'ONU, dai paesi stranieri, dall'internazionale socialista, ma sapeva anche che questi due organismi, Commissione Pari Opportunità e Comitato e Consigliere di Parità, non bastavano, era necessaria una strategia di rete e che tutti questi organismi venissero, moltiplicassero a cascata a tutti i livelli, regionale, provinciale, no? Comunale, nelle aziende, e infatti ci sono, e nei ministeri. Ora, e nei ministeri e nelle aziende, infatti noi abbiamo le commissioni pari opportunità e nei ministeri degli esteri, della sanità. E infatti dopo la realizzazione di questo progetto ci fu la realizzazione di una commissione pari opportunità nei provveditorati perché permettessero queste modifiche, questi inserimenti, ma anche nell'89, perché il corso si fece a Palermo nell'88, nell'89 venne costituito il Comitato Pari Opportunità presso il Ministero della Pubblica Istruzione, che doveva esattamente promuovere le cose che vi ho detto, cioè la modifica degli obiettivi didattici, eccetera, e l'inserimento di tutte queste cose. Dopodiché, negli anni 90, cominciarono a queste cose, la fase calante, perché ci fu un capovolgimento a 360 gradi dell'approccio alle tematiche femminili, non più pari opportunità, non più azioni positive, differenza, non più, ecco, bisognava guardare, perché sì, presero nel sopravvento la teoria della differenza di genere e poi anche l'empowerment, la teoria dell'empowerment, perché non più guardare, le donne non sono poverine, bisognose di tutele, ma di invece passare all'empowerment. Sono d'accordissimo, però se quando tu cambi ottica e dici che giustamente le questioni delle tematiche femminili non devono essere più guardate dal punto di vista delle azioni positive e quindi contrastare le discriminazioni e le posizioni che subisci, ma dall'empowerment, e devi essere conseguente, non puoi solo fare affermazioni di principio, perché è questo che poi è successo, affermazioni di principio, dobbiamo fare l'empowerment, come lo fai? No, dimmelo, cioè io socialista ti organizzo il progetto della scuola, creo la figura della consigliera di parità, modifico i programmi, io questo faccio da socialista riformista. Tu, donna della differenza, che mi proponi? Ecco che allora ho scoperto, mi sono documentata, che adesso le femministe, quelle del governo vecchio, eccetera, stanno ragionando, dice, ma perché noi dopo 50 anni, queste donne che abbiamo fatto la rivoluzione più incruenta e anche più efficace, che la società italiana per fortuna è cambiata, con grande fatica, grandi cambiamenti, ci sono stati. Però se voi pensate che ogni conquista femminile
da cominciare dal diritto di voto, ce la fanno sudare questi uomini, ci fanno sudare qualunque cosa. E comunque si sono accorti, ecco, femministe, che che dovremmo cominciare dalla scuola. Oh, bene, che nella scuola non si parla della cultura, proprio della produzione culturale femminile. E come vuoi inserirla? No, perché la cosa che io continuo a osservare è che queste elaborazioni nuove delle femministe oggi è ancora molto ideologica e poco fattuale, direbbe Feltri, fattuale. Poco fattuale. Mi ricordo, frequentando queste cose femministe, che ci sono le nuove generazioni, e non parlo delle ventenni, parlo di quarantenni, 45 anni, che si interrogano e cercano un nuovo senso di sé e dicono di avere scoperto che esistevano le battaglie femministe e tutte queste teorie, non a scuola, non all'università, non nella famiglia, non in nessun altro, all'università. E questa è una magistrata. E dice, io l'ho scoperto frequentando le mie avvocate che si occupano di violenza. Cioè, questa è arrivata a 45 anni, lei, e come lei, tutta la generazione di donne. E qui dove sta la differenza? Mentre Elena, attraverso la sua politica degli organismi di parità, aveva l'obiettivo a far diventare le questioni femminili e tutti gli strumenti e le discriminazioni e come fare e la politica, che doveva diventare senso comune di massa, cultura diffusa. Ed era questo l'obiettivo, che purtroppo non è stato poi realizzato. Mentre le femministe da sempre si riuniscono in questi cenacoli da sole, 500 persone, ma noi siamo 60 milioni, lui donne 30 e passa, no? Se, mantieni queste elaborazioni fra privilegiate adepte e le generazioni lei che ci sono nuove, come fanno a venirne, no? A conoscenza. Elena aveva capito, le socialiste, ma Elena in modo particolare, perché la madre simbolica a cui io ero affezionata. Infatti sapete, io mentre lei ne stava parlando all'inizio, io ho cominciato a commuovermi e ho detto basta, Elena mi fa piangere averla persa. Ok, chiudo. La moderatrice per antonomasia proprio non si può commuovere, quindi è proprio impassibile. E passo la parola all'architetta Costanza Pera, che è, almeno leggo delle note doverose, consigliere ministeriale del Ministero di Infrastrutture, che è già molto vecchia. Allora, va bene. Componente della prima commissione parità, quella che esatto, era una componente. Però si può dire che hai curato studi e proposte sulla qualità dell'architettura, direi di sì. Perché gli spazi urbani sono rimasti un grande problema. Benissimo. E quindi ti sei interessata anche dell'emarginazione, dei problemi dell'emarginazione adulta in Italia? Lo posso citare riferito alle tue attività? Sì, sì. Benissimo. E allora ti cedo la parola. Grazie. Da quello che ho capito, sono la persona che ha conosciuto Elena più lontano nel tempo di tutti, e ci siamo conosciute appunto al governo vecchio, dove si riunivano donne di tutti i tipi, io ero veramente giovanissima, donne di tutti i tipi, per parlare di se stesse e della propria condizione. E io ero, pensate un po', iscritta al Partito Liberale Italiano. Elena era socialista, cioè non era però identificata in termini partitici, né io ero, diciamo, si sapeva che ero liberale, e avevamo molto simpatizzato, c'erano molti anni di differenza tra lei e me. Ma c'era stata una simpatia istintiva. Siccome c'è qui la nipote di Elena, l'amatissima Giulia,
con addirittura due bisnipoti, che credo dovremo anche sbrigarci perché abbiamo... Sono state tanto pazienti. Abbiamo avuto la pazienza di Elena e di... Lisa, molto a lungo, Elisa, bravissima. Riceveremo un applauso. Allora, Elena era una donna diversa da tutte quelle che si trovavano al governo vecchio, perché era una donna, in primo luogo, strutturata mentalmente, che non era una cosa così comune da quelle parti. Era una donna molto preparata sotto il profilo giuridico, che seguiva delle categorie logiche nel ragionamento. Ed otteneva molto ascolto, pur in un ambiente che era tendenzialmente settario, però otteneva molto ascolto perché esprimeva dei punti di vista che avevano una molta profondità e molta lucidità. Poi con Elena ci siamo persi di vista, nel senso che io ho cominciato a lavorare molto intensamente, eccetera, e nel frattempo sono stata nominata responsabile delle donne del Partito Liberale Italiano. Forse ci trovammo anche nel referendum sul divorzio, ma io non potevo votare perché non avevo 21 anni, ci trovammo nella campagna referendaria per l'aborto, nel Comitato Nazionale per la Difesa della Legge sull'Aborto, in cui lei sostituì la Magnani Noia, diventando lei la responsabile. Comunque lei, insomma, erano Maria Magnani Noia e Elena, erano, diciamo, intercambiabili nel comitato. E lì nacque, almeno da parte mia, ma credo anche da parte sua, una grandissima solidarietà intellettuale, vorrei dire, perché la campagna per l'aborto era una campagna sotto il profilo concettuale e politico estremamente delicata, nel senso che i radicali, c'era il referendum cattolico che voleva sostanzialmente abrogare la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria, e c'era un referendum radicale, insidiosissimo, che voleva togliere i limiti che comunque, diciamo, di procedura che erano dati dalla 194 per accedere all'intervento ospedaliero, e voleva rendere l'interruzione di gravidanza un fatto irrilevante, diciamo, sotto qualsiasi profilo. Depenalizzare. Questo, beh, non solo depenalizzarlo, sì, di più, proprio cioè, di più. Sì. Cioè il problema che si poneva era se che si poneva all'interno del Comitato Nazionale, perché la campagna referendaria sull'aborto, i partiti capirono che doveva essere gestita dalle responsabili femminili, e noi avemmo in mano tutta la campagna, perché gli uomini, che erano i segretari dei partiti, capivano di non essere credibili a occuparsi di questa cosa. E questo fu un passaggio di straordinaria importanza. Sì, notevole, sì. Per cui noi eravamo il Comitato Nazionale di Coordinamento della Campagna sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza, riferivamo ai nostri rispettivi segretari e intervenivamo in televisione, sui giornali, tutto quello che doveva succedere, e davamo noi la linea ai nostri partiti, con cui dovevamo discutere, ovviamente. Allora, con Elena nacque una grande solidarietà intellettuale, perché io credo che Elena fosse così appassionata ai temi delle donne perché vedeva in questi temi un punto fondamentale di equità e di affermazione di un principio di libertà, cioè di contrasto al bigottismo, alla cultura discriminatoria,
di contrasto al fatto che chi è svantaggiato per qualche ragione debba continuare ad essere svantaggiato. Cioè la lotta per le donne di Elena era una lotta di carattere molto culturale e generale, che lei, avendo una mente molto strutturata, aveva nel tempo immaginato di poter trasformare in una serie di azioni proprio in chiave quasi manageriale. Ma tornando alla campagna sull'aborto, perché mi sembra un punto importante, il rischio era enorme, perché dopo la vittoria del divorzio del 74, nell'81 si rischiava di perdere, anche perché il tema era obiettivamente estremamente difficile. E la campagna radicale non solo faceva confusione, perché i radicali si battevano per il sì all'abrogazione, come i cattolici, quindi c'era una confusione totale, cioè era tra sì e no, vedo degli sguardi che interrogano il soffitto, la campagna era tra sì e no, no all'abrogazione della legge, ossia l'abrogazione della legge. Peccato che nel sì all'abrogazione della legge ci fosse il sì cattolico e il sì radicale, e quindi questo indeboliva ovviamente la situazione, perché era anche confusiva. E poi c'era un problema, che l'Italia di allora, probabilmente anche l'Italia di adesso, non era disponibile, io vorrei dire, tanto per dare un pizzico di piccante alla serata, anche adesso, che sono d'accordo, e l'Italia allora non era disponibile a considerare l'interruzione di gravidanza un diritto. Anch'io non lo considero un diritto, lo considero diciamo l'intervento pubblico o la possibilità, lo considero una necessità. E quindi il problema era di impostare questa campagna in modo tale da come dire, non strafare, non superare una certa linea, e su questo ci trovavamo in un'intesa perfetta, anche perché le comuniste, che erano rappresentate da Diana Saroni, erano estremamente in difficoltà su questo argomento, estremamente. Da un lato perché loro non avevano nessuna dimestichezza con i principi di responsabilità individuale, libertà individuale, autorealizzazione, cioè questo era un lessico che non apparteneva a loro, erano concetti che non gli appartenevano. Dall'altro perché cercavano sempre solo di buttarla sul sociale, che era certamente un punto molto importante, ma che non era risolvente e non era vero poi alla fine della fiera, era vero solo per aspetti marginali. Quindi si creò insomma questa dialettica interna, e devo dire fu estremamente interessante e fu comunque di grande successo. E Elena nel frattempo, dunque, il referendum era nell'81, io credo che il suo partito in quell'occasione l'abbia molto apprezzata, tant'è vero che, anche se lei non era parlamentare, e Anna Maria Isastia racconta molto bene la storia della sua prima candidatura nell'83, che a me Elena mi ha raccontato almeno due o tre volte, perché era stata per lei epica, perché c'era poi un socialista, di cui adesso non facciamo il nome, ma che cercava in tutti i modi di ostacolarla per essere eletto lui. Lei si candidò su richiesta di Craxi nella convinzione di non potercela fare, scoprendo poi, cioè non avendo fiducia in se stessa, e scoprendo poi che invece poteva riuscire a organizzarsi, era molto apprezzata, aveva molti collegamenti, c'erano molte persone che la volevano e potevano aiutare, e quasi con un miracolo riuscendo a essere eletta. Questa cosa la credo, bisognerebbe chiedere a Serenella, ma insomma le diede una carica, no? di fiducia in se stessa, che è stata un'iniezione di energia che
deve essere durata molto, molto a lungo, e che fu molto importante. Dopodiché sono le 7:10 e io purtroppo mi devo avviare a conclusione. Quando lei chiese a Craxi, Presidente del Consiglio, di mettere nel suo programma la Commissione della Parità, poi dopo una serie di cose la Commissione fu istituita, lei aveva come grande consigliere e aiutante Agata Alma Cappiello, bravissima, socialista anche lei, aveva l'appoggio incondizionato, devo dire, di Giuliano Amato, e mise su una macchina da guerra, nel senso che mise su un gruppo di donne che provenivano da ambienti molto diversi, io ne facevo parte come rappresentante del Partito Liberale, c'erano i rappresentanti di tutti i partiti e poi delle grandi organizzazioni, eccetera, e il lavoro fu organizzato in gruppi di lavoro. A me fu dato Donne e Salute perché avevo curato, quando Renato Altissimo era stato Ministro della Sanità, la prima campagna per la salute della donna, che si chiamava Azione Donna, l'avevamo fatta, c'era stata anche, mi spiace che non ci sia oggi, Laura Pellegrini, che era amicissima di Elena. Allora, questa commissione, ogni gruppo di lavoro fece le proprie proposte di lavoro e alcune di noi erano delle persone straordinarie, obiettivamente, perché il lavoro di Grazia Arangio Ruiz dell'Istat sulla condizione della donna in Italia, che prese spunto da tutti i lavori che venivano fatti negli altri paesi europei, in sede OCSE, eccetera, ha poi informato il lavoro dell'Istat per decenni, e lei era veramente una pioniera, cioè non c'era nulla, si partiva da zero. Il lavoro Donne e Diritto, le proposte per le modifiche della Costituzione che Aldo Bozzi, che era presidente della commissione bicamerale, accolse con grande favore, poi vabbè, la commissione bicamerale di Bozzi fece la relazione ma non portò da nessuna parte, insomma un lavoro estremamente strutturato. Poi il dizionario non sessista per l'uso della lingua italiana fu discusso lungamente più volte in commissione, alcune di noi avevano delle delle perplessità, fu pubblicato come raccomandazione. Elena ne era convintissima sostenitrice, e forse aveva ragione lei, non lo so. Comunque la Commissione per la Parità non lasciò nessun piccolo pezzo libero, perché giustamente Anna Maria Isastia ricorda il fatto che commissionammo a una cooperativa di detenute un lavoro editoriale in modo da cercare di creare una speranza anche delle donne in carcere, e mille altre cose. Era una persona estremamente generosa. Generosa anche nel giudizio, poi poteva essere tagliente con gli oppositori politici, direi salace forse, certe volte, nel senso che era anche molto immaginifica nelle sue definizioni. Comunque era una donna profondamente generosa e profondamente leale, ed era una persona estremamente allegra. Noi ce l'avevamo sostanzialmente perse di vista, perché lei era poi andata al Parlamento Europeo, io mi ero inabissata nel mio lavoro, e a un certo punto su Facebook ho scoperto che Anna Maria Isastia aveva scritto un libro di colloquio con Elena Marinucci. Io immediatamente sono andata in libreria, l'ho ordinato, mi è arrivato dopo qualche giorno, l'ho letto tutto d'un fiato, in una notte praticamente, e la mattina dopo ho cercato il numero di Elena, che non vedevo da almeno 20 anni, credo, non vedevo e non sentivo da 20 anni.
L'ho chiamata ed è stato come se ci fossimo sentite il giorno prima, cioè una cosa assolutamente incredibile, commovente. E gli ho detto che avevo letto questo libro, che era bellissimo, che doveva assolutamente presentarlo, che si doveva far conoscere questa cosa, questa storia bellissima, perché era di esempio. E lei si schermiva, diceva, ma no, ma grazie, ma tu dici che dovrei presentarlo, ma certo che devi presentarlo nel modo più assoluto. E poi ci vedemmo, andammo a cena due o tre volte, io rimasi veramente incantata della sua vitalità, della sua... Sì, sì. Era perfetta, era perfetta, era come l'avevo lasciata 20 anni prima, siamo tornati amiche come 20 anni prima o 30 anni prima e mi parlava sempre appunto di sua nipote Giulia. Della sua bellissima famiglia, perché oltre a essere una donna con un grande senso politico, una grande cultura, una grande preparazione giuridica, una grande passione, perché le veniva da questa volontà di cercare di incidere su problemi veri, reali delle persone, aveva anche una straordinaria passione per la sua famiglia, per i suoi affetti che nessuno doveva toccare. E quindi vi ringrazio di avermi chiesto di ricordarla. Io ero al governo vecchio alla fine degli anni 70, ma non vi ho incrociato, ero lì a tentare. Perché il bambino circa, sì. Ci facevamo dei seminari sulla controstoria per fare una nuova storia delle donne e dopo tanti anni io all'università sono l'unica a insegnare questa disciplina, fate voi il conto di quante cose sono cambiate, cioè zero. Benissimo, e allora ovviamente oggi questo posto per me è molto significativo perché, come dicevo qualche tempo fa, con l'aiuto di Cinzia Bellone, che ringrazio tantissimo, infaticabile, onnipresente, abbiamo presentato qui il mio libro su politica e cittadinanza, donne socialiste all'Ottocento e al Novecento, che ha la prefazione di Elena e credo che sia una delle ultime cose che ha scritto, dicendomi con la sua grande umiltà, se trovi qualcosa da correggere, correggi. Ma io ho detto correggi. Come correggi? Quindi quella ha scritto, quella è, e insomma per me è un momento emotivo forte. Prego Giulia. Ovviamente ascoltarvi è stato un piacere e vi ringrazio per le belle parole che avete detto su nonna. Tra di noi è stato proprio un amore a prima vista, quindi noi siamo... Fin da quando ero piccola lei era impegnata nella politica, quindi chiaramente l'aspetto politico io l'ho vissuto dai racconti, non in prima persona. Però lei veniva di corsa a trovarmi, ero piccola, quindi noi abbiamo avuto un carattere da sempre molto simile. Siamo state sempre con la valigia in mano, quindi abbiamo fatto molti viaggi insieme. Uno degli ultimi siamo andati a Chicago e abbiamo affittato la macchina, abbiamo fatto un giro bellissimo solo io e lei. Abbiamo girato per il Wisconsin, quindi... E infatti negli ultimi tempi amava raccontare di quando ci siamo fatte le foto in questa parte vetrata, in un palazzo delle Willis Tower, che c'è questa parte, questo balcone di vetro, e lei raccontava che era impressionante. Quindi, insomma, noi abbiamo vissuto come due amiche sempre. E diciamo che volendo dare un aggettivo, avete detto tantissime cose bellissime, ma volendo descriverla è sempre stata una persona preparata. Cioè la sua caratteristica è che in famiglia e ovviamente in tutta la sua vita lei ha sempre voluto essere preparata e aggiornata. Quindi anche per esempio nelle nuove tecnologie è uscita la possibilità, l'email per tutti noi sono state un grande cambiamento e lei subito si è aggiornata con l'email, i social network, Facebook, l'iPad, lei ha imparato in pochissimo tempo ad utilizzare le nuove tecnologie, chiamava, io sono partita per l'America e poi lei mi ha raggiunta e ci sentivamo con FaceTime, chiaramente parliamo che lei aveva 90 anni, insomma, ovviamente non... Quindi questo aggiornamento continuo le ha permesso di essere sempre informata anche sulle nuove riforme, su tutti i cambiamenti che c'erano man mano
nel corso della vita sia familiare che politica che di noi giovani, quindi sia con me che mia cugina è sempre, ci ha sempre aiutato e suggerito come un'amica, perché era aggiornata sui cambiamenti anche di noi ragazzi, noi giovani, e chiaramente è sempre stata abituata a parlare con le donne, certo, con ogni tipo di donna, con ogni tipo di problema, e quindi per noi è stata chiaramente la miglior confidente che si potesse desiderare. Ovviamente una vita lunga e longeva è una grande fortuna per chi la fa, soprattutto se è ricca di successi, di emozioni, come ha avuto la fortuna di vivere lei, ma sicuramente è stata una fortuna anche per noi, perché abbiamo avuto la possibilità di conoscerla e di apprezzarla in età matura. Quindi chiaramente quando un adolescente non riesce ad apprezzare bene una nonna come lei, perché ha i problemi dell'adolescenza, i problemi della vita, e invece in un'età più matura ha la possibilità di poterla apprezzare e poterla anche ringraziare effettivamente, cioè con il supporto che può dare una persona più matura in una fase più adulta della vita. Quindi vabbè, ovviamente vi ringrazio e spero che ci saranno altre occasioni per poterla nuovamente ricordare e parlare di lei. L'applauso per le bambine. Ma sono sempre così perché hanno dato prova di una compostezza che non ho mai visto in tutta la mia vita. Brave, complimenti a voi, bravo. Va bene, allora sciogliamo la seduta e vi ringrazio tutte e tutti, e credo che l'abbiamo onorata.